Salve gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo in un nuovo episodio di Avventure Napoletane. All'inizio non voleva essere un episodio di Avventure Napoletane, ma poi mi sono ricordata di aver creato questo format per mostrarvi ciò che mi succede quotidianamente o comunque settimanalmente. Quindi ho detto, quale occasione migliore se non immortalare anche ciò che facevo più o meno durante tutta la quarantena. Oggi tra l'altro è il 3 di maggio quando sto registrando questa intro, quindi è la fine di tutta la settimana, comunque di tutti i giorni che avete visto. Niente, io vi lascio al video, sarà un pochino incasinato, però penso che vi possa anche piacere. Buona visione! Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Ho deciso, pur di fare qualcosa, di documentare la mia vita in questa quarantena, quindi ogni volta che farò qualcosa di interessante o di diverso, per quanto possa essere diverso fare le cose stando in casa, vi metterò delle clip e una volta che avrò abbastanza clip da tirar fuori un video, vi caricherò un episodio. Sperando che il 4 maggio tutta questa situazione diventi molto meno pericolosa, tra virgolette, di quella che è, che possiamo tornare a un minimo di normalità. Comunque sia, oggi è il 25 di aprile, questa mattina sono uscita a prendere il pane e queste sono le clip. Shh, non fatevi domande. Andando a prendere il pane, però non vedo assolutamente niente, sperando che non ci sia folla e che ci sia il pane. Beh, dai, non sembra così male. Ok, raga, mission complete, ma c'ho sudore che sta colando da tutte le parti per sotto sta mascherina. E io dovrei scendere così? Mi sa di no. Farò un altro paio di mesi a casa. Sono confinata fuori casa perché mamma sta lavando e intanto sta finendo. Quindi dovrò scendere probabilmente di nuovamente. E qua abbiamo un amico casa mascherino. E niente, praticamente sto passando tutto il resto della giornata al computer, ho lavorato un poco a delle cose dell'esame di maturità che dovevo fare e adesso sto qui a guardare Orange is the New Black su Netflix ovviamente. E niente, quindi ci rivediamo con le prossime clip interessanti. Ok, rieccoci qua in una nuova giornata, oggi è esattamente il 27 di aprile ed è lunedì. Ci siamo lasciati che era sabato. Cosa ho fatto ieri? Ieri ho fatto tipo 4 ore di videochiamata con i ragazzi di Around Naples, che è un progetto di cui vi parlerò presto sul canale, perché fidatevi, ci vuole un video a parte per parlare tutto il progetto per bene. E soprattutto ho fatto anche una mezz'oretta slash un'ora di video lezione, tra virgolette, in realtà in videochiamata direttamente con la mia professoressa di italiano per organizzare le cose dell'esame. E ragazzi, non ci sto capendo assolutamente niente. Uno, perché non c'è una cosa sicura, e praticamente perché stiamo lavorando su tutte ipotesi. Comunque sia, ho passato le ultime 4 ore anche di oggi a preparare altre cose per l'esame, questa volta non di italiano ma di arte e inglese, e niente, spero vadano bene. Poi nei prossimi giorni vedrò insieme alle professoresse se ci sono modifiche da fare o cose del genere. Mentre stamattina invece ho assistito alle lezioni, dato che abbiamo appunto l'orario delle video lezioni, e adesso sono le 4:10. Alle 4 devo nuovamente rientrare con la professoressa di italiano sempre per parlare queste cose dell'esame, mentre alle 5 devo andare con la professoressa di diritto eccetera per parlare sempre di cose dell'esame. Quindi praticamente io sto vivendo di videochiamate in questi giorni. Non chiedetemi perché io abbia il ciuffo così, manco fossi un emo, perché non ne ho la più pallida idea, ragazzi. Io ci provo a tenerlo lì, ma lui niente, non se ne frega. Comunque, talmente che sono organizzata, sul mio drive ho la cartella che si intitola proprio esame di maturità, e come potete vedere abbiamo i due documenti di arte inglese ed italiano, e poi abbiamo l'altro documento che in realtà
è tipo la mappa concettuale, anzi, più che mappa concettuale è il coso dove ho segnato gli argomenti che mi servivano, su cui poi appunto dovrò sviluppare questa sottospecie di tesina. E alla fine di tutto ciò, ovviamente, questi sono documenti che servono a me perché dovrò studiare da qua, sono gli appunti che io dovrò studiare, mentre appunto alla fine di tutta l'organizzazione di questo lavoro farò un PowerPoint che poi presenterò invece all'esame come materiale, sempre ammesso e non concesso che si possa fare perché al momento ancora non sappiamo nulla. Bella raga, bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qui perché, ok, lasciamo stare. Lasciate stare anche i miei capelli, raga, non so che hanno passato, vi giuro, non riesco ad aggiustarli. Comunque oggi è una nuova giornata, esattamente è mercoledì 29, credo, un attimo che controllo. Sì, è mercoledì 29 e comunque domenica scorsa, se non sbaglio, ho fatto una sorta di esperimento. Volevo fare quelle transizioni fighe stesso in camera senza farle dopo, appunto, quando vai a editare il video. E vi metterò adesso lo spezzone che ho registrato. È davvero brevissimo e non si vede neanche troppo bene perché in realtà non ci ho perso più di tanto, anche perché era solo un piccolo esperimento per vedere se era una cosa fattibile, magari da usare nei prossimi vlog in giro per Napoli, perché secondo me potrebbe uscire qualcosa di veramente figo. Quindi niente, io spero che vi possa piacere, magari datemi anche consigli qua sotto nei commenti, ammesso e non concesso che siano attivati. Comunque sì, lo so che questo video è una cozzaglia generale di cose, però ragazzi, questa è la quarantena e mi andava di fare un video del genere, un video meno elaborato, ma che comunque contenesse un po' tutto quello che succede. Tra l'altro, se sentite voci in sottofondo è la video lezione che sta andando avanti mentre io sto facendo qua il video per YouTube. Rieccoci qua in una nuova clip, oggi è il 1° maggio ragazzi e prima ho fatto un dolce, quindi vi lascio qui alle clip che sono clip un po' a caso, però questa è la ricetta se la volete ricopiare e vi assicuro che è venuto bene, se ci mettete ovviamente spremuta di limone o spremuta d'arancia viene ancora meglio, ma io quest'oggi non ce l'avevo e quindi non ce l'ho potuta mettere, però è venuto soffice lo stesso. L'importante è impastare tutto con calma e per bene. E niente, buona visione! Buon dolce, buon pranzo, buonanotte, buona cena, fate quello che volete, buona merenda, ci rivediamo prossimamente. Oggi, sabato 2 maggio, sto scendendo nuovamente a prendere pane, quindi vi porto con me e niente, andiamo. Sono poche file, eh? Dopo 3/4 d'ora in fila, non ci sta manco il pane, vai. Vabbè, l'ho preordinato, torniamo più tardi. Ricapitolando, sono scesa a prendere pane, sono tornata senza pane. Secondo round per andare a prendere pane, sperando che questa volta sia pronto. Anche perché se ho aspettato nuovamente per senza niente mi incazzo. Ce l'abbiamo fatta, la missione spesa è stata portata a casa. Ora bisognerà solo portare le fine sopra. E lì c'è mia mamma che compra roba alla pasticceria. Ottimo ragazzi, oggi è il 3 maggio e da domani probabilmente si può iniziare ad uscire un pochino in più, quindi ottimo.
E niente, questo era un altro episodio di Avventure Napoletane, spero che vi sia piaciuto, probabilmente non l'avrete capito subito all'inizio perché ho detto un'altra cosa, avevo intenzione di fare un wiki vlog, però in realtà mi sono ricordata di questo format che stavo portando di Avventure Napoletane, dove racconto insomma ciò che mi succede quotidianamente o settimanalmente, dipende ovviamente poi da tutte le cose interessanti o meno che faccio. E niente, quindi questo format esce ogni volta che io ho qualcosa da mostrarvi di carino. Magari. Quindi niente, direi che per questo episodio di Avventure Napoletane può essere tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato invito a lasciare un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto e noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video, sempre qua sul canale. Bella!